terzo cambiamento e che ha la stessa valenza, la stessa importanza dei primi due, è quello che io definisco la fine della nazione, dello Stato. Cosa voglio dire? Sempre di più sono gli interessi corporativi che determinano le scelte degli Stati. La logica delle lobby è diventata di una prepotenza enorme. Gli interessi corporativi legati alla rovina del settore pubblico a tutti i livelli, dove praticamente la logica è più quella della burocratizzazione piuttosto che la logica del servizio al cittadino, creano la fine di questa possibilità. No, non credo che potrà perdurare. Gli aspetti fiscali, quindi questo continuo aumentare le tasse perché si debbono sanare i debiti che ogni anno si accumulano, porta a delle situazioni chiaramente di creazione di nero. Sappiamo che l'evasione fiscale in Italia vale 5-6 operazioni di risanamento pubblico. C'è tutto il tema della corruzione, cioè siamo legati a un mondo dove la nazione-stato sta veramente deteriorandosi e questo crea dei problemi dove la gente mugugna, si arrabbia, ma dove nella realtà non sta cambiando assolutamente. A questo punto mette chiaramente in evidenza il quarto argomento di cambiamento pericoloso, che è quello della guerra tra pubblico e privato. Sembra che nessuno se ne rende conto, ma sempre di più il privato è più potente del pubblico. Pochi player, molto patrimonializzati, possono chiaramente assumere degli avvocati che hanno caratteristiche, peculiarità impossibili da ritrovare nel pubblico e quindi la fanno poi da padroni. Quindi il bene pubblico tendenzialmente è sottomesso al privato. Per quale motivo? Perché il privato guadagna di più. C'è solo una situazione nel mondo che è quella di Singapore, dove per una logica antica il pubblico guadagna molto più del privato, quindi tutti quelli che lavorano nell'amministrazione pubblica hanno degli stipendi decisamente più alti e quindi la volontà di chi esce da scuola, di chi vuole fare un mestiere, è quella di andare verso il pubblico, che è l'esatto opposto di quello che succede in Italia, ma in generale nel mondo, dove il pubblico è, tra virgolette, ha un livello di competenza decisamente più basso.